Amici di Videotelecarnia, buongiorno dal comunale di Sutro, dove stiamo per trasmettervi l'incontro di calcio tra i padroni di casa dei Mobilieri e il Cavazzo, incontro valevole per la prima giornata di ritorno del campionato carnico 2016. Andiamo subito alla lettura delle formazioni con i padroni di casa che schierano Divora, Straulino, Simone, Dell'Oste, Valle, Maieron, Fior, D'Andrea, Chiapolino, Vidali, Straulino, Michele ed Ivan Cea. In panchina, a disposizione di mister Gilberto Buzzi, abbiamo Nodale, Selenati, De Luisa, Dell'Inz, Candussio, Dassi e Dorotea. Risponde il Cavazzo di mister Negedi con Zozzoli, Danna, Lestuzzi, Pellizzari, Cappellaro, Cescutti, Serini, Burba, Dionisio, De Barba e De Profetis. A disposizione Baron, Mainardis, Morassi, Ciurdas, Sgobino, Mainardis, Marco e Gallizia. Partita affidata al signor Grazioli di Maniago, e quindi andremo a vedere subito come il Cavazzo andrà ad affrontare questa partita, perché il Cavazzo è reduce da tre vittorie e tre sconfitte nelle ultime sei partite, quindi sta alternando fasi di positive a fasi decisamente negative, compresa l'eliminazione in Coppa Carnia. Per quel che riguarda invece i padroni di casa dei Mobilieri, non vincono da quattro partite dopo un ottimo girone d'andata, quindi ci aspettiamo da entrambe le squadre una partita di sicuramente buon livello. Tutto pronto per iniziare, vediamo il signor Grazioli a centrocampo che dà le ultime disposizioni ai giocatori. Tutto pronto e inizia la partita. Subito il Cavazzo che comincia a gestire i primi palloni sulla palla dei Profeti, che difende molto bene. Palla che arriva a centrocampo ma è subito persa e riconquistata dagli ospiti, ricordiamo ospiti campioni in carica, campioni che quest'anno in campionato hanno 9 vittorie e 4 sconfitte, quindi non hanno conosciuto ancora il risultato di parità. Cavazzo che con 30 reti segnate è il secondo miglior attacco, di fronte invece c'è il Mobilieri che con 32 reti è attualmente il miglior attacco del campionato. Qualche cambiamento per quel che riguarda i padroni di casa, in particolare non è schierato dall'inizio l'attuale capocannoniere dell'Inz, capocannoniere con 11 gol, invece nelle file del Cavazzo gioca Dionisio che è il capocannoniere della propria squadra con 7 reti. Dicevamo non c'è Dell'Inz, non c'è Selenati e non c'è Candussio in difesa, quindi qualche cambio, non sappiamo se per scelte proprie di Gilberto Buzzi o per problemi fisici. Palla Burba che si appoggia a Danna, quest'ultimo verso Capitan De Barba, sta quasi per perdere la palla, rinviene Chiapolino che però secondo il direttore di gara commette fallo. Niente di grave per il difensore di mister Negedi e pallone che verrà battuto da Pellizzari. Prova a giocare profondo alla ricerca di Dionisio, difende bene il pallone, subisce forse anche fallo, no, secondo l'arbitro a regolare l'intervento di Chiapolino, e dall'altra parte parte subito Capitan Straulino Michele che prova a cercare in profondità Vidali. Palla troppo larga che esce in fallo laterale. Anche oggi l'affluenza del pubblico qui a Sutrio è buona, come sempre praticamente qua nella Valle del But. E Danna che va alla rimessa laterale. 2 minuti di gioco ancora. Non è successo niente. Dell'Ossa aspetta che la palla finisca in fallo laterale, va alla battuta, guadagna forse anche qualche metro. Palla per Ivan Cea che prova a girarsi, è circondato da
tre giocatori del Cavazzo, palla che finisce in fallo laterale, ancora dell'Osta la battuta. Si muove D'Andrea che riceve palla, ha anche il tempo di girarsi, serve per Chiapolino. Chiapolino prova a allargare il gioco sulla fascia destra, buono lo scambio con Fior. Palla però di ritorno troppo lunga, fa buona guardia la retroguardia del Cavazzo e Zozzoli si appresta al rinvio. Palla che arriva a centrocampo, salta Burba e De Profezio che riesce a conquistare palla, bel lancio in profondità, non filtra il pallone ma sfera che è nuovamente giocata dal Cavazzo che si affida a Serini, quest'ultimo si appoggia a Capitan De Barba. Fase un po' confusa, pallone che nuovamente è per Dionisio che prova a difenderlo, subisce fallo da parte di Maieron. Ma immediatamente la battuta Cescuti, però l'arbitro fa ripetere. Sulla palla Capitan De Barba, prova a cercare De Profetis che cerca lo scambio con Dionisio che è bravo a recuperare un pallone che sembrava perso. Ancora Danna in profondità per De Profetis, bel colpo di tacco a servire Serini. Palla che però viene riconquistata molto bene dall'Oste che può impostare per D'Andrea, quest'ultimo molto bene per Ivancea, compagno di reparto di Vidali. Palla nuovamente riconquistata, subisce fallo l'attivissimo D'Andrea, fallo subito ad opera di Cappellaro. Ancora dell'Osse sulla palla, prova a girarla in mezzo per Ivancea che prova ad inserirsi, in qualche maniera riesce a restituire la palla a dell'Osse che la riperde, fallo ai danni di Michael Cescuti. Palla da Pellizzari a Lestuzzi che prova a far salire De Profetis che viene a prendere palla a centrocampo, scambia con De Barba, ancora Michael Cescuti, ancora Lestuzzi. Porta palla a Cappellaro. Danna non sa chi servire. Palla restituita a Pellizzari, quest'ultimo verso Lestuzzi. Prova a ripartire sul fronte sinistro il Cavazzo. Non riesce la trama offensiva e prova dall'altra parte Immobiliere a ripartire. Lancio in profondità alla ricerca di Fior che comunque guadagna una buona rimessa laterale. Siamo all'altezza della tre quarti campo dell'attacco dei Immobilieri. Oggi giornata dal clima decisamente piacevole, c'è anche qualche nuvola che copre il sole, quindi condizioni sicuramente ideali per giocare. Altra rimessa laterale a favore dei Immobilieri. Palla in avanti per Ivancea che prova a difenderla, non guadagna calcio d'angolo, l'arbitro è molto vicino e assegna la rimessa dal fondo a favore del Cavazzo. 7 minuti di gioco fino a questo momento, 0-0 al comunale di Sutri tra Immobilieri e Cavazzo. Ricordiamo attualmente Cavazzo è secondo in classifica in compagnia del Villa, Immobilieri subito sotto quarti a 22 punti. Quindi un'eventuale vittoria dei padroni di casa permetterebbe loro di avvicinarsi agli attuali campioni in carica. Bella palla in profondità, deve uscire Zozzoli e sbrogliare la matassa, c'era già Vidali in agguato. Si riparte con
Fior sulla fascia a destra, si gira bene, prova a servire e lo fa bene Ivancea, si gira altrettanto bene, prova un bel lancio, peccato, l'idea era molto buona. Dall'altra parte si riparte subito con Serini che mette giù palla, affronta il suo diretto avversario che è dell'Oste, saltato in velocità ma fa buona guardia Simone Straulino che rischia un retropassaggio. Giallo a buttare lui. Rimessa laterale guadagnata da Serini, va alla battuta Danna, palla per De Barba, prova a scambiare con Dionisio, non ce la fa, commette fallo ai danni di Michele Straulino, quindi Mobilieri che possono ripartire dalla propria metà campo. Ancora Michele Straulino che si affida ad Andrea, scambio tra i due, palla per Dell'Oste che prova il lancio in profondità, Vidali in fuorigioco, ravvisato dall'arbitro, ricordiamo il signor Grazioli della sezione di Maniago. Palla ancora per Dionisio che viene sempre a conquistare palla fuori dall'area, prova a mettere in moto Cescutti in proiezione offensiva, palla subito recuperata, ancora servita indietro verso Lestuzzi che però non riesce a servire il compagno di squadra, palla che finisce in fallo laterale. Finora 9 minuti di gioco, non c'è stato niente di importante né da una parte né dall'altra. Ancora palla messa nuovamente in fallo laterale. Ricordiamo nel frattempo che i padroni di casa nel Mobilieri questa settimana hanno guadagnato l'accesso alla finalissima di Coppa Carni a spese del Cedarchis in una partita rocambolesca. Quindi il 10 di agosto la finalissima sarà tra i Mobilieri e la Val del Lago, finale che come consuetudine riprenderemo e potrete vedere nei giorni successivi sulla nostra emittente. Ancora una rimessa laterale, fase un po' confuse di gioco, prova Michael Cescutti a ributtare la palla in avanti, non c'è nessuno dei propri compagni, fa buona guardia di Vora e affida la palla a Straulino e prova a ripartire Mobilieri, non lo fa bene perché un difettoso controllo dell'Oste, palla che arriva a De Barba, viene girata subito su Michael Cescutti, scambia con De Profetis, ancora De Barba che serve molto bene Burba che prova a girarsi, non ce la fa, viene contratto molto bene al limite dell'area, De Profeti guadagna pallone, prova a calciare direttamente in porta, deviazione di un difensore e primo calcio d'angolo dell'incontro quando siamo all'undicesimo del primo tempo. Va a batterlo lo stesso De Profetis. Salgono naturalmente le torri in attacco, palla sul primo palo, palla che forse arriva sul braccio ma assolutamente in maniera involontaria di Vidali, l'arbitro fa proseguire e Mobilieri che prova a partire in contropiede, lo fa molto bene con Fior che prova a salire, a entrare nel vertice sinistro dell'area, fa però buonissima guardia alle Stuzzi. Serini riguadagna palla, si affida a De Profetis, quest'ultimo verso Cescutti. Cescutti prova a salire da solo, supera un avversario, torna sui suoi passi, viene, la palla viene contratta in fallo laterale da Chiapolino. Due squadre che in questi primi minuti si stanno sicuramente studiando, non c'è stata ancora un'azione degna di nota. Ricordiamoci, abbiamo di fronte i due attacchi più forti del campionato, quindi naturalmente ci si aspetta qualcosa di più. Palla che arriva a centrocampo, fa buona guardia Cappellaro, palla per Michele Straulino che prova a servire la corrente Fior, palla lunga, ancora rimessa all'altezza del centrocampo.
Pellizzari scambia con Lestuzzi, palla per De Barba, quest'ultimo verso Michael Ciascutti, prova la proiezione in avanti, c'è forse un fallo, attenzione, palla per Burba, prova a entrare e gli si oppone molto bene Divora, quindi prima occasione sui piedi di Burba, che si era liberato in qualche maniera del proprio avversario, si è presentato davanti a Divora, posizione un po' defilata, buono il tiro, buona altrettanto la parata del numero uno di casa, quindi al 13° minuto, prima vera azione da gol. Quindi Cavazzo che probabilmente comincia a prendere il comando delle operazioni. Ancora Chiapolino sul pallone, palla che in qualche maniera arriva a Maieron, che allarga molto bene per D'Andrea, vediamo se sì, ce la fa tenere il pallone in campo, affronta il diretto avversario, prova a saltarlo, scambia con Vidali, un po' isolato, deve retrocedere, palla per Straulino che prova a renderla al centravanti di casa, palla troppo lunga. Nulla da fare anche in questa circostanza per i padroni di casa. E Cavazzo che riparte con Danna. Palla che viene girata da una parte all'altra, lanciata in profondità verso Burba che prova per vie centrali a superare Chiapolino. Chiapolino che lo ferma secondo l'arbitro in modo irregolare, quindi calcio di punizione interessante, siamo a una ventina di metri dal limite dell'area di rigore, probabilmente lontana per una battuta diretta sul pallone De Profetis e Cescutti. Cescutti lascia la battuta a De Profetis che prova a servire lo stesso Michael Cescutti, che ci prova in qualche maniera a superare il portiere con un pallonetto, lo fa però in maniera irregolare secondo l'arbitro. Secondo l'arbitro probabilmente ha commesso gioco pericoloso, ha alzato la gamba in occasione di un tentativo di pallonetto. Spiegazione tra i due. E partita che riprenderà con un calcio di punizione che l'estremo difensore Divora si appresta a calciare. Dicevamo del Cavazzo che non ha ancora pareggiato in questo torneo, 9 vittorie e 4 sconfitte, 3 delle quali nelle ultime 6 partite, che ha alternato una vittoria e una sconfitta, quindi Cavazzo che dovrà cercare sicuramente in questo girone di ritorno la continuità che ha avuto nella prima parte di campionato. Tra l'altro proprio nella partita d'andata il Cavazzo subì la sconfitta da parte dei Mobilieri per 2, una sconfitta che 13 partite fa sembrava quasi clamorosa, nel senso che campioni in carica vennero sconfitti dai gialli, ma partita che era assolutamente meritata. I risultati che poi sono seguiti da parte dei Mobilieri hanno confermato la buona stagione fin qua della squadra di Mister Buzzi, che però ricordiamo da 4 partite non vince, quindi c'è la necessità anche da parte dei padroni di casa di ritrovare il sorriso e soprattutto la vittoria. Palla per De Profetis che si affida a Danna, quest'ultimo in profondità per Dionisio, non riesce a contenere la palla, palla che arriva a Cescutti, allarga bene per Serini, Serini di fronte dell'oste, bene in profondità per De Profetis, palla messa in mezzo, torna il pallone nuovamente tra i piedi del numero 11 che la perde, buona guardia di Simone Straulino e dell'oste prova ad uscire. Errore, attenzione, palla che in qualche maniera arriva a Michael Cescutti che aveva fatto un ottimo scambio con Burba. Quindi qualche disattenzione da parte dei difensori dei Mobilieri, forse un po' di leggerezza nel disimpegno. E Cavazzo che
può battere il suo secondo corner e come già in precedenza va a batterlo De Profetis. 5 uomini in area, c'è una specie di trenino tra l'altro. Vediamo chi colpirà la palla. Fa buona guardia Divora, pallone troppo sul portiere. Divora subito a cercare Fior, però fa buona guardia Danna. Palla per De Barba che appoggia all'indietro verso Zozzoli. Palla che viene giocata sulla fascia sinistra, Lestuzzi si affida a Burba, scambio con il numero 3 degli ospiti, scusate. Pallone comunque non trova sbocchi in avanti. Fino adesso la partita non è bella, anzi decisamente bruttina, a parte l'occasione di Burba di un paio di minuti fa. Non si è ancora visto il potenziale offensivo di nessuna delle due compagini. Prova Burba a tenere la palla, la perde, Fior si appoggia di Ivancea. Ivancea in avanti per Vidali che si allarga sulla fascia destra, osserva il movimento dei compagni, prova a servire in mezzo D'Andrea. Pallone che arriva nuovamente dei piedi di Ivancea che prova la penetrazione, arriva quasi su all'interno dell'area, bella palla, interessante palla per D'Andrea che però è stato anticipato da un difensore, ma Mobilieri che prova a ricostruire da questa parte, lancio sbagliato. Pallone che arriva sui piedi di Chiapolino, fermato a centrocampo, però Mobilieri molto caparvi, tornano in possesso del pallone. In particolare con Fior che prova in profondità per Vidali, la palla è buona, ottimo l'aggancio di Vidali che prova a girarsi, non supera l'ottimo Cappellaro, era un'ottima azione anche in questo caso. Palla attenzione buona, era l'arbitro, era molto vicino, palla che comunque finisce in fallo di fondo, ma bella iniziativa di Vidali che ha provato a saltare Cappellaro. E Cavazzo che riparte sempre con uno dei suoi esterni, prova la palla lunga De Barba per Serini, palla troppo larga e Dell'Oste con tutta calma va alla rimessa laterale all'altezza proprio del centrocampo qui sotto la nostra postazione. Prova Straulino ad entrare sulla fascia sinistra, commette forse fallo, sì, è così. Arbitro vicino anche in questa occasione. Palla affidata a Cappellaro, si appoggia a Zozzoli. Solito giro palla del Cavazzo che quando non trova sbocchi da una parte va subito sull'altro fronte. Dionisio controlla bene un pallone. Si affida alle Stuzzi, quest'ultimo prova a far girare palla nuovamente. Non ci sono sbocchi sulla parte sinistra. Allora vediamo se De Barba prova. Sì, bello, lancio in profondità. Palla buona, attenzione Serini. Prova a farla rimbalzare. Ottima l'uscita di Divora perché la situazione era veramente pericolosa. Serini non si è fidato troppo. Forse poteva allungare un po' il passo, ma ha visto l'uscita del portiere. Intervento decisamente tempestivo di Divora. Bel taglio in profondità di De Barba per Serini che si era inserito centralmente. Gira molto bene Burba, prova ad accentrarsi, arriva sulla tre quarti. Palla allargata per Serini. Ottimo intervento ancora di Dell'Oste che prova a far ripartire subito Ivancea. Palla in profondità. Situazione simile a quella di prima. Attenzione a Zozzoli che stava per compiere un mezzo pasticcio, forse è rimbalzata anche male la sfera, ha rischiato di prenderla con le mani fuori dal limite dell'area, è stato comunque bravo a rimediare all'inconveniente. Dallo stesso Zozzoli che prova a far ripartire la sua squadra,
22, quasi 23 minuti di gioco qui a Sutri. Vi ricordo l'incontro tra Mobilieri e Cavazzo, valevole per la 14ª giornata del campionato carnico prima di ritorno. Ancora Serrini, che molto bene sta facendo fino a questo momento. Palla nuovamente sui piedi del numero 7, non riesce a saltare Dell'Oste, che fa buona guardia, guadagna un fallo laterale. Siamo all'altezza del vertice dell'area di rigore dei padroni di casa. Sale Danna alla battuta. Palla verso De Profetis, nuovamente a Danna. Palla che rimane praticamente lì, ancora una rimessa laterale. Si fa vedere Dionisio. Ottimo ancora da Andrea in copertura, però pallone che arriva già sui piedi dei giocatori del Cavazzo, un leziosità di troppo di De Barba, e pallone che viene rinviato dall'altra parte del campo. La rimessa laterale affidata a Danna. Danna verso De Profetes, che come vedete viene sempre, retrocede spessissimo a recuperare palloni. Gamba tesa di Dioniso nei confronti di Chiapolino, e primo cartellino della partita. Intervento non cattivo, ma decisamente scomposto. Quindi primo cartellino giallo dell'incontro ai danni di Dionisio. Speriamo non sia nulla di particolarmente grave. Una botta al ginocchio destro. ...25 minuti di gioco qui a Sutrio, ancora 0-0. Un paio di iniziative del Cavazzo, una in particolare di Burba, dall'altra parte Zozzoli ancora inoperoso. Però partita fino a questo momento equilibrata. Il Cavazzo ovviamente deve cercare di fare di più la partita, campione in carica e soprattutto i 5 punti di distacco dai capoclassifica del Real impongono appunto agli uomini di Negedi di cercare la vittoria per non vedere allungate le distanze nei confronti degli uomini di Ortobelli. Palla che arriva a Vidali, si appoggia a Straulino Michele, quest'ultima dell'Oste, prova ancora con Chiapolino. Controllo difficoltoso, pallone per Michael Cescuti, che è d'esterno, prova a lanciare Serini, scivola Dell'Oste, Serini può provare a entrare in area di rigore, prova a saltare Straulino, lo fa bene, palla in mezzo, Dionisio, del gol. Micidiale contropiede del Cavazzo. Bravissimo Straulino, Serini, che è entrato in area, appoggio sul primo palo per la corrente Dionisio, che ha freddato divora con un tocco sotto misura. Quindi quando siamo al 26esimo, Dionisio porta in vantaggio gli ospiti. Tutto è nato anche da uno sfortunato svarione di Dell'Oste, che nel tentativo di retrocedere per evitare che la palla arrivasse a Straulino è scivolato, palla che invece è arrivata nei piedi del numero 7, che è stato abilissimo ad entrare a superare Simone Straulino, entrato in area, palla sul primo palo. Dionisio sempre letale in questa occasione, l'ha fatto anche in questa occasione, 8° gol per il numero 9 del Cavazzo in campionato, e ospiti in vantaggio. Michele Straulino sul pallone, si affida a Dell'Oste, palla per D'Andrea a qualche metro davanti, ma preferisce ritornare indietro, ancora affidando la palla a Dell'Oste. Scambio nuovamente col numero 7 D'Andrea, che
si appresta ad entrare in area, non riesce a farlo per l'ottimo intervento di Cescuti, palla a De Barba. Sfera affidata a Burba che scambia con De Profetis. Quest'ultima prova a saltare Chiapolina, non ci riesce, e Mobilieri che possono provare a impostare nuovamente la propria azione offensiva. Palla ancora sui piedi di Dell'Ost che si affida nuovamente ad Andrea. Fallo di mano ravvisato dal direttore di gara. Pallone battuto verso Dionisio che lotta con Straolino Simone, commette fallo l'attaccante nei confronti del difensore, e pallone che verrà rimesso in gioco dallo stesso Simone Straolino, palla verso Maieron. Maieron si affida a Valle. Valle prova a scambiare con Fior. Valle 1-2. Altro 1-2 con Ivancea, non ci ha creduto Valle che si era fermato. Ma pallone che comunque rimane in possesso dei mobilieri, rimessa laterale. Ivancea prova a difendere il pallone, interviene Burba che guadagna col proprio intervento anche una rimessa laterale. Anzi no, pallone per i mobilieri, scusate. Invece adesso è rimessa laterale a favore del Cavazzo, le stuzzi sul pallone. Mezz'ora di gioco qui a Sutroeda, 4 minuti gli ospiti sono in vantaggio grazie alla rete realizzata da Dionisio. Danna si accentra, palla affidata a Capitan De Barba. Osserva lo schieramento dei propri compagni, si affida a De Profeti e scambio con Serini, quest'ultimo palla da palla a Danna, ancora De Profeti, prova a entrare per via centrale Michael Cescuti, prova lo scambio, attenzione, arriva fino al limite, bella occasione anche questa per il Cavazzo, scambio di 1-2 di Michael Cescuti con Dionisio, entra un metro dentro l'area, prova il tiro sul primo palo, palla che esce non di molto dallo specchio della porta, e Cavazzo che sta provando a legittimare questo vantaggio. Simone Straolino verso Valle, palla per Ivancea che ha forse lo spazio per girarsi, non riesce a farlo, anticipato dai difensori del Cavazzo. Scambio dei due centrali Pellizzari e Cappellaro. Palla in profondità ancora alla ricerca di Dionisio che è il terminale offensivo degli ospiti, molti palloni vengono giocati su di lui. Simone Straolino ancora sul pallone, si affida a Chiapolino che quest'oggi, ripetiamo, è stato preferito a centrocampo a Selenati. Non trova sbocchi offensivi la squadra di Gilberto Buzzi, scusate. Prova invece l'inserimento Valle, butta un campanile a centro area. Nessuno dei suoi compagni era pronto a riceverlo, quindi Cavazzo che può tranquillamente ripartire girando palla sulla propria linea difensiva. Le stuzzi in profondità, sempre alla ricerca di Dionisio, fa buona guardia a Valle. Chiapolino prova a lanciare D'Andrea, sempre molto largo sulla fascia sinistra, duello con Danna, palla che finisce in fallo laterale, rimessa in gioco ad opera dei Viola, fallo a gamba tesa di Michele Straolino ai danni di Serini, e Cavazzo che può ripartire con un calcio piazzato che viene battuto verso Zozzoli.
Ciascuti a centrocampo, si affida nuovamente a De Profetis, non riesce lo scambio, palla che comunque arriva sui piedi di De Barba, prova il lancio per De Profetis, si era allargato molto bene Serini, già in un paio di occasioni il numero 7 si ritrovava libero, ma non è stato servito, infatti ha protestato col proprio compagno di squadra. E Ciascuti nuovamente sul pallone, fa salire Danna, lancio in profondità per Serini che taglia bene, esce nuovamente Divora, sempre pericolosi gli inserimenti di Serini. Pallone che verrà rimesso in gioco dal Cavazza. Serini scambia con Danna, quest'ultimo prova con De Profetis, non ci esce per l'ottimo intervento di Michele Straulino che prova a far giocare la propria squadra, si affida a Chiapolino, Chiapolino però viene fermato da Dionisio che oltre al lavoro in fase offensiva fa un ottimo lavoro anche in fase di copertura, va sempre a pressare i portatori di palla dei mobilieri. Prova Fior sulla fascia destra, lancio in avanti che non trova nessuno dei suoi compagni, perde però malamente palla il Cavazzo, la riconquista di Vancea ma viene subito riconquistata la sfera da Ciascuti, palla in profondità ancora per Dionisio che stava rientrando dal fuorigioco, ancora Dionisio anticipato da Straulino, poteva essere pericolosa anche questa occasione qua. D'Andrea nuovamente sulla fascia sinistra, affronta il proprio avversario, prova a saltarlo, si allunga probabilmente la palla. Buona l'idea, non l'esecuzione. D'Andrea è sicuramente uno dei più attivi tra i giocatori di Gilberto Buzzi. Dalla parte opposta fino a questo momento ottima la partita di Serini. Palla che arriva a Simone Straulino, si affida a Maieron, quest'ultima vale ma lo fa in maniera scellerata, ne approfitta Burba che costringe al fallo Valle, crediamo che Valle sarà il primo ammonito dei mobilieri e così ha già il cartellino in mano il signor Grazioli, quindi Valle che è stato costretto a il fallo sullo sgusciante Burba. Finisce sul tabellino dei cattivi. 36 minuti di gioco qui a Sutri. Ricordiamo il risultato. Cavazzo in vantaggio 1-0 sui mobilieri grazie alla rete di Dionisio al 26esimo del primo tempo. Ancora Michael Ciascuti che prova a far filtrare il pallone. C'è un fallo di mano secondo l'arbitro di Maieroe, quindi calcio di punizione decisamente da posizione interessante. Ha parecchi specialisti in campo la squadra di mister Negeri. Vediamo se De Profetis andrà alla conclusione o se lascia l'esecuzione a De Barba. Tutto pronto per la battuta. Parte De Profetis, palla centrale. Buona guardia di Divora che va subito all'immediato rinvio alla ricerca di Vidali, fino a questo momento poco servito. Serie di batti e ribatti e palla che comunque viene controllata molto bene da Burba che si affida a De Barba. Palla girata verso Serini, questa volta è ottimo l'intervento di Dell'Oste che non si è fatto sorprendere come in precedenza, prova a portare avanti la palla, non serve altrettanto bene Vidali. Serini che si accentra, si affida a De Barba, palla in profondità buona per Ciascuti che entra sulla fascia destra,
palla in mezzo, molto molto bella, non c'è nessuno perché era troppo alta per la corrente Dionisio, ma palla già persa nei mobilieri, gestita da Il Cavazzo, in particolare da De Profetis, che fa salire le Stuzzi sulla fascia sinistra in una delle sue prime proiezioni offensive. Palla in mezzo, Simone Cescutti non si fida e accompagna il pallone di testa a fondo campo, quindi terzo calcio d'angolo per i giocatori di Mister Negedi. Sale, come spesso fa in questa occasione, Cappellaro, e corner affidato a De Profetis. Tutto pronto, solito ingorgo a centro area. Palla in mezzo, esce bene Divora che sbroglia la situazione, il pallone che arriva nuovamente sui piedi di De Profetis, palla rimessa nuovamente in mezzo. Ancora Divora, piazzato molto molto bene, che rinvia alla ricerca di Vidali. Mette giù la palla, bel colpo di tacco per D'Andrea, attenzione perché potenzialmente era una buona occasione, erano in 4 contro 3, non sono riusciti gli attaccanti dei mobilieri a girare il pallone e siamo già dall'altra parte, dove Burba prova a saltare Valle, non lo fa, ottimo l'intervento del numero 4, palla che arriva a Michele Straulino, palla affidata a Ivan Cea. Ancora Ivancea che scambia con Maierò. Straulino gira palla per Dell'Oste. Osserva il movimento dei propri attaccanti. Però non trova sbocchi offensivi la squadra di casa. Prova ad affidarsi all'iniziativa personale di Straulino, che però affida nuovamente il pallone a Dell'Oste. Quest'ultimo scambia con D'Andrea, palla al limite per Ivancea, c'è lo spazio per tirare, buono il tiro, forse contratto con un braccio, non è di questo avviso l'arbitro che fa proseguire, ma Mobilieri che provano a mettere pressione sulla difesa dei campioni in carica. Prova Fiora a salire sulla fascia destra, prova ad accentrarsi, buono l'intervento di Cescuti che affida il pallone a De Profetis, quest'ultimo a Burba. E Cavazzo che può ragionare abbastanza tranquillamente sulla propria tre quarti campo. Burba sempre molto largo, viene a prendere palloni a centrocampo. Non c'è pressione da parte degli uomini di casa sugli attaccanti. Pallone che in qualche maniera arriva sui piedi di Zozzi, che fa ripartire le Stuzzi. Lancio in profondità cercando la sponda di Dionisio, sponda che riesce verso Burba, ottimo l'intervento di Maieron che mette la palla fuori all'altezza della panchina degli ospiti. 41 minuti di gioco, staremo a vedere quanto sarà il recupero, crediamo sarà forse di un minuto, non ci sono state interruzioni né per incidenti né per altre motivazioni, quindi crediamo che il recupero possa essere l'entità di 1-2 minuti al massimo. Palla nel frattempo che stava arrivando a Serini, Serini che è in possesso normalmente del pallone, salta il proprio avversario, si affida a De Profeta, in centro aria c'era tre uomini, il Profeta li aveva visti, però ottimo l'intervento in copertura di Michele Straulino. E Cavazzo che quando spinge arriva spesso e volentieri dalle parti di Divora. La rimessa laterale battuta dal numero 2 del Cavazzo, si appoggia a De Barba, non riesce il passaggio di ritorno del capitano del Cavazzo. Ancora 2 minuti in questa prima frazione di gioco.
dell'oste alla battuta, appoggia verso Maiero. Valle. Lancia in profondità a cercare Ivancea, fa buona guardia come sempre Zozzo, il pallone troppo lungo. Serviti poco e male i due attaccanti dei Mobilieri fino a questo momento. Rinvio di Zozzoli dalle parti di Burba che prova a mettere giù il pallone, qualche difficoltà nel farlo. Fallo nei confronti dello sguisciante numero 8 degli ospiti e Cavazzo che può chiudere in avanti questa prima parte di gara. Naturalmente non ha nessuna fretta di accelerare le operazioni, ricordiamo che è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Dionisio al 26esimo di questo primo tempo. Sale ancora De Profetis a prendere palla. De Barba, bello il taglio, stava per servire Michael Cescuti, però molto bene anche la difesa di Mobilieri. E Ivancea che prova ad impostare, fa salire un po' la propria squadra. Vale in avanti, non sono palloni giocabili assolutamente per i propri attaccanti. Infatti sono già preda del Cavazzo che può provare a ripartire. Fallo secondo il direttore di gara di Chiapolino. Fallo ai danni di Burba. Ancora a terra l'attaccante esterno di Mister Negedi. Non fa entrare in campo il massaggiatore, l'arbitro, probabilmente è così, non ce n'è bisogno. E Cavazzo che può nuovamente giocare il pallone con De Barba. Scambio con Burba. Prova per via centrale, si affida a Dionisio, ancora palla a Burba, quest'ultimo allarga per Lestuzzi. Pallone ancora indietro per Cescuti. Danna. Pallone che viene girato per Burba. Fa buona guardia la difesa del Mobilieri, pallone che però non viene allontanato in maniera eccellente. Fanno fatica i Mobilieri a ripartire, palla al piede. Prova nuovamente la sventagliata Michael Cescuti. Per l'arbitro va bene così, un minuto di recupero. Quindi ricordiamo il finale del primo tempo qui a Sutrio tra Mobilieri e Cavazzo. Cavazzo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Dionisio al 26esimo. Ci sentiamo dopo per la seconda parte di gara. Nuovamente collegati dal comunale di Sutrio, partito il secondo tempo qui
tra Mobilieri e Cavazzo. Ricordiamo il risultato della prima frazione di gara: Cavazzo in vantaggio per 1-0 grazie al gol realizzato da Dionisio al 26esimo del appunto primo tempo. C'è stato un cambio nel frattempo, nell'intervallo, nelle file dei padroni di casa. È uscito Ivan Cea col numero 11, al suo posto il capocannoniere del campionato dell'Inz col numero 15, quindi prova a cambiare qualcosa davanti Gilberto Buzzi. Invece, per quel che riguarda la squadra di mister Negeri, nessuna sostituzione e quindi stessa formazione del primo tempo, formazione che andremo a rileggere appena ci sarà una pausa nell'incontro. Palla che viene gestita da Cappellaro, si appoggia a Zozzoli. Lancio solito alla ricerca di Dioniso, duello con Straulino, palla che arriva a Dioniso in qualche maniera, palla che viene riproposta verso Burba, ottima la difesa del Mobilieri che sbroglia, ma pallone che arriva a tre piedi di De Profeti, spalla in mezzo molto bella per Burba, ancora ottimo Simone Straulino e prova Vidali a ripartire, messo giù da Lestuzzi e cartellino giallo per il numero 3 ospite, quindi cartellino giallo, secondo cartellino giallo anche nelle file degli ospiti. Il primo a prenderlo era stato Dionisi. Pallone sui piedi di Valle, palla in area, fa buona guardia alla retroguardia ospite, sale a Serini a recuperare un importante pallone, sfera nuovamente tra i piedi di Dell'Oste, altra bella palla in profondità, pallone che arriva a Dell'Inz, non ci pensa due volte, bella l'idea, non la realizzazione, ma subito pericoloso l'attaccante di mister Buzzi. Quindi andiamo alla rilettura delle formazioni: Mobilieri con Divora, Straulino, Simone Dell'Oste, Valle, Maieron, Fior, D'Andrea, Chiapolino, Vidali, Straulino, Michele e come detto Dell'Inz. Per quel che riguarda il Cavazzo, Zozzoli, Danna, Lestuzzi, Cappellaro, Pellizzari, Cescutti, Serini, Burba, Dionisio, De Barba e De Profetis. Dell'Inz per Michele Straulino. Parla per D'Andrea, uno dei migliori nella prima frazione di gara. Cescutti porta via il pallone in maniera irregolare a Dell'Inz e calcio di punizione che il capitano Straulino batte immediatamente verso D'Andrea. Prova la penetrazione sulla fascia destra, palla bella messa in mezzo, contratto in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo da Danna. Quindi secondo corner per i padroni di casa, si incarica della battuta D'Andrea, quattro uomini in area di rigore. Va alla battuta D'Andrea. Pallone a centro area e per pochissimo riusciva ad avere la meglio Vidale che è saltato insieme ad alcuni difensori, palla che ha danzato davanti alla porta. L'arbitro comunque nel frattempo aveva ravvisato un'irregolarità, quindi si riparte con un calcio di punizione battuto da Zozzoli. Spizzica De Profeti per Serini, fa buona guardia Simone Straulino che si affida a Divora, prova a ripartire i Mobilieri sulla fascia destra qui sotto le nostre tribune, prova Valle a mettere in moto Vidali, molto bene Pellizzare che con tanta esperienza riesce a neutralizzare l'attaccante di casa, guadagna un ottimo calcio di punizione. Alla battuta Zozzel, che ricordiamo è stato praticamente inoperoso nella prima parte di gara. Cescutti.
Ancora Cescuti dopo un paio di scambi con Zazzoli. Pallone per Danna che prova ad innescare Serini, quest'ultimo verso De Barba, palla in profondità alla ricerca di Dionisio che accompagna il pallone in fallo laterale, quindi alla battuta dell'host. Palla a cercare Dellins che prova in qualche maniera a girarsi, lo fa bene, si affida a Straulino, quest'ultimo dell'host, palla in profondità un po' alla cieca, controllo difficoltoso di Cappellaro che si affida all'indietro a Zozzoli, rinvio che arriva all'altezza del centrocampo, palla alzata da Maiero in qualche maniera dell'host, prova a metterla giù, difende la palla sull'attacco di Cescuti che commette fallo, l'arbitro sempre vicinissimo, ricordiamo il signor Grazioli di Maniago. Palla per Vidal che cerca di girarsi, commesso fallo anche nei suoi confronti, e Mobiliere che guadagnano un calcio di punizione, battuto immediatamente. Prova Stralino a cercare Fior. Fior porta la palla sul sinistro, bel cross in mezzo. Molto bello il cross, pericoloso, che poteva diventare veramente un'azione per Immobiliere, invece nel frattempo siamo già dall'altra parte con De Profetis che allarga per Serini e si allunga un po' troppo la palla nel controllo. C'è nel frattempo qualche problema per Chiapolino all'altezza della sua area di rigore, ancora taro il giocatore, vediamo se se ne accorgono. È così, l'arbitro fa fermare il gioco. Probabilmente ancora qualche conseguenza del fallo subito nel primo tempo, ancora il ginocchio destro. Ed è già pronto a bordo campo Dassi col numero 17. Chiedono già il cambio i propri compagni di squadra, in particolare di Vora, fa capire che Chiapolino non ce la farà a riprendere il gioco, e quindi quando siamo al quasi ottavo minuto Mobiliere che sono costretti ad una sostituzione. Si scaldano altri due uomini, ma vediamo che è già pronto Dassi che probabilmente andrà a prendere il posto di Chiapolino. Vediamo che nel frattempo si è rialzato il numero 8 di casa, sta uscendo dal terreno di gioco, saluta l'arbitro, quindi crediamo proprio che ci sarà la sostituzione. Quindi ottavo minuto, esce Chiapolino al suo posto Dassi che va a mettersi immediatamente in quella posizione, vediamo se scambierà il proprio ruolo con Fior oppure manterrà il ruolo di centrocampista centrale che aveva Chiapolino fino a questo momento. Ripartito intanto il gioco, Valle prova a lanciare in profondità Vidali, pallone troppo lungo, Vestuzzi si affida a Zozzolo, il rinvio di prima intenzione del portiere, pallone che Dassi conquista subito ai danni di Dionisio. D'Andrea appoggia per Michele Straulino, mette giù palla, attaccato da De Profetis, perde il pallone, l'arbitro lascia la regola del vantaggio non sfruttata. De Linz prova a far salire Fior, palla nuovamente per l'attaccante, non riesce lo scambio e Burba che dall'altra parte può già ripartire, salta un paio di avversari, serve Serini sulla corsa, prova ad entrare in area, lo fa, tiro di prima intenzione, palla che esce di pochissimo, quindi altro contropiede pericolosissimo del Cavazza, 1-2 tra Burba e Serini, bel diagonale, non sappiamo quanto fosse un tiro quanto un tentativo di assist per la corrente Dionisio, palla che comunque esce di poco. Divora fa
subito ripartire la propria squadra. Straulino Simone. Sale il numero 2, si affida a Michele Straulino. D'Andrea che fa sfilare il pallone, ma fa buona guardia Cappellaro che, come spesso fa, si affida a Zozzoli. Rinvio a centrocampo. Due uomini del Mobile risaltano, ma non riescono a mantenere il possesso del pallone. E Burba, che è già pronto a ripartire sulla fascia sinistra, si inserisce nel frattempo dei Profeti, porta via l'uomo, crea forse un po' di spazio. Avanza Cescuti, prova per vie centrali, tenta l'1-2, non riesce, è fermato, ma pallone che arriva tra i piedi di De Barba, che dalla distanza prova il tiro, niente di trascendentale, quindi Divora può abbrancare il pallone e accingersi al rinvio. Straulino Michele. Dell'Oste prova a lanciare in profondità Vidali, salta di testa ma il pallone arriva a De Barba. Molto bene D'Andrea che gli soffia il pallone, prova a impostare già per Dell'Inz, prova a girarsi l'attaccante, palla larga per D'Andrea. Pallone rimesso in mezzo, in qualche maniera arriva Dassi al limite dell'area, prova a girarsi, non ce la fa, è subito braccato da tre giocatori del Cavazzo. Palla che in qualche maniera arriva in area, provano a saltare D'Andrea e Lestuzzi, pallone che viene catturato da Burba che lo fa rimbalzare sulla corrente dell'Inz e guadagna un fallo laterale. Siamo all'altezza della bandierina, quindi prova Lestuzzi a rimettere in gioco un proprio compagno, lo fa verso Dionisio, si gira bene, perde però il pallone, lo riconquista altrettanto caparbiamente. Attenzione perché sono 4 contro 3. Adesso addirittura 3 contro 2 sono rimasti. Attenzione che Serini prova a metterla in mezzo per Cescuti, controllo di Cescuti, tiro e gol. Altro 1-2 micidiale del Cavazzo. Tre passaggi e gol. Quindi quando siamo al 12° del secondo tempo, raddoppio degli ospiti grazie a Cescuti. Partiti in 4 contro 3 a centrocampo, si è fatta sorprendere la retroguardia dei padroni di casa. Bello scambio tra Burba e Serini, pallone di ritorno per la corrente Cescuti che è entrata in area, controllo e tiro di prima intenzione. Quindi Cavazzo che consolida il proprio risultato qui a Sutrio. Sutrio che va subito all'immediato cambio. È uscito Fior al suo posto, è entrato Selenati. Quindi Dassi viene a fare l'esterno di destra, Selenati in cabina di regia. C'è più di mezz'ora per i mobilieri per provare a recuperare il risultato. Cavazzo che invece potrà gestire il doppio vantaggio, brutto fallo di Dell'Osse e danni di De Profeti, scartellino giallo anche per il numero 3. Che va ad aggiungersi a Valle, già ammonito nella prima parte di gara. Quindi ricordiamo 14° del secondo tempo, Cavazzo in vantaggio 2-0. Primo tempo 26° Dionisio, secondo tempo 2 minuti fa raddoppio di Michael Cescuti. Altro pallone in mezzo alla ricerca di Dionisio, palla rischiosa verso Divora che però esce bene, rinvia immediatamente. Pallone che danza a centrocampo, lo mette giù Serini, si affida a De Profetis. Quest'ultimo apre molto bene per Serini che prova a saltare Dell'Oste. Buono l'intervento del numero 3 che chiede anche la rimessa laterale, ma viene affidata al Cavazzo che naturalmente con tutta la calma provvederà alla rimessa in gioco del pallone.
Dassi verso De Profeti, scontrato, palla che arriva a Michele Straolino, vediamo se riesce in qualche maniera a servire un proprio compagno, prova a servire Vidali che controlla, prova a girarsi in buona guardia di Cappellaro. Lo stesso Vidali va alla rimessa laterale per accelerare le operazioni. Straolino per D'Andrea, prova a girarsi, non lo fa perché fa buona guardia d'Anna che serve Straolino, scusate Serini, palla lunga alla ricerca di Dionisio. Retroguardia del Mobilieri che con qualche difficoltà recupera il pallone, nel frattempo l'arbitro ha ravvisato gli estremi per un calcio di punizione all'altezza del centrocampo a favore dei padroni di casa. Pallone già servito verso Dell'Inz che non riesce a controllare. Serie di batti e ribatti. De Barba prova a servire Burba, ottimo recupero di Dassi che si affida a Michele Straolino, quest'ultimo a Maieron, gira palla su Valle. Si propone Dassi, riceve anche molto bene il pallone, vediamo se riesce a mettere in mezzo, a guadagnare almeno un calcio d'angolo. Non riesce a farlo. Secondo l'arbitro non c'è stato un tocco del difensore. E Zozzoli che potrà rimettere in gioco, nel frattempo c'è una sostituzione anche nelle file degli ospiti. Esce De Profetis, buona la sua partita. Al suo posto Ciurdas. De Profetis ha messo la sua grande esperienza al servizio dei propri compagni. È andato a recuperare un sacco di palloni, soprattutto nella prima frazione di gara. E adesso lascia il posto a Ciurdas. Primo pallone toccato dal numero 15, tentava di servire Serini. D'Andrea dall'altra parte prova a ripartire, gira palla per Michele Straolino, quest'ultimo serve Dassi. Dassi per Selenati, Selenati fa salire anche Valle, palla messa in mezzo per la corrente dell'Inz, era buona l'idea, imprecisa però nella sua realizzazione, e pallone che finisce a bordo campo. La rimessa laterale che viene controllata dal Cavazzo. De Barba a centrocampo prova a lanciare lungo Serini, chiede e pretende un po' troppo dal forte attaccante esterno di mister Nejedi. E Mobilieri che prova a ripartire dall'altra parte. Valle cerca Dell'Inz, non lo fa nella maniera giusta, pallone che arriva tra i piedi di Pellizzari. De Barba, D'Anna, pallone che viene affidato a Dionisio. De Barba prova a allargare, lo fa molto bene verso Burba, prova ad affrontare il proprio avversario, cerca di saltarlo, non lo fa, ottimo lavoro di Valle che forse era stato anche contrastato in maniera irregolare. Pallone che arriva sui piedi di Michael Cescuti, prova a metterlo giù. C'è un intervento che secondo l'arbitro era regolare, chiede invece un fallo dell'Inz per una gamba attesa. Nulla di fatto, l'arbitro fa a rimettere in gioco il pallone e viene restituito cavallerescamente dai Mobilieri. Pallone verso Dionisio che però salta in maniera irregolare, e Mobilieri che possono provare a ripartire. Quasi 20 minuti di questa seconda frazione di gara, ricordiamo qui a Sutrio Cavazzo in vantaggio 2-0. Palla in profondità, bella per Vidali, vediamo se riesce a mantenerla in campo. Ottimo colpo di tacco per la corrente D'Andrea che si gira, perde l'attimo buono per mettere il pallone di prima intenzione in mezzo, deve ripartire da dietro la compagine di casa, lo fa anche in maniera sbagliata.
Ciuda, pallone che, scusate, che arriva a Serini. De Barba che come sempre prova a ragionare. Ciudas ancora a favore di De Barba. Pallone contratto da Dellinz. Rimessa laterale, qualcosa da dire mister Negedi ai propri giocatori, probabilmente per un giro palla non effettuato nella maniera corretta. Nel frattempo ancora Selenate che si affida a Dellinz, scambio tra i due nuovi entrati, pallone per Michele Straulino, brutto pallone per Burba. Non è riuscito a girare bene il pallone e Lestuzzi può andare alla rimessa laterale. Pallone per Michael Cescutti. De Barba prova a entrare per vie centrali, non ha sbocchi, quindi ritorna sui suoi passi ancora verso Michael Cescutti, esterno per Serini. Serini prova ad accentrarsi, non trova nessuno, si affina nuovamente a Cescutti. Bella palla in profondità per De Barba, la lascia sfilare, forse troppo, fa buona guardia a Maieron e Divora che può rimettere in gioco il pallone. 22 minuti quasi di questo secondo tempo qui a Sutrio. Immobiliere che non sono ancora riusciti ad impostare un'azione pericolosa per impensierire i padroni di casa. Si lotta su un pallone tra Cescuti e Dassi, pallone che è già messo in moto dal Mobiliere, prova ad entrare Vidal. Secondo l'arbitro viene fermato con un fallo, parecchie proteste, ma l'arbitro si è già posizionato sul punto di battuta e quindi invitante calcio di punizione a favore dei Mobilieri. Sul pallone Selenati e lo stesso Vidal che si è guadagnato questo calcio di punizione. Siamo una decina di metri fuori dall'area di rigore. Vediamo se Selenati tenta la battuta diretta sul primo palo. Palla deviata, è bravissimo Zozzoli perché con la deviazione è diventata veramente insidiosa. E quindi calcio d'angolo a favore dei Mobilieri. Terzo corner di questo incontro per i padroni di casa, la battuta d'Andrea. Mobilieri che devono assolutamente stringere i tempi. D'Andrea scambia con Selenati, pallone nuovamente per D'Andrea che rimetterà in mezzo, palla sul primo palo, fallo di Vidali ai danni di Cappellaro, l'arbitro ha visto tutto. Quindi calcio di punizione a favore degli ospiti che il portiere Zozzoli si appresta a battere. Palla affidata alle Stuzzi. Lancio in profondità alla ricerca di Dionisio che ha veramente giocato un numero incredibile di palloni. Lascia sfilare in fallo laterale. Sale Lestuzzi alla battuta di quest'ultimo, siamo all'altezza del centrocampo. Scambio imperfetto con Michael Cescutti. Palla che comunque è ancora giocabile per il Cavazzo. Prova a saltare Dionisio, pallone che arriva tra le braccia di Divora che deve andare subito su Simone Straulino. Altra palla sporca nei confronti di Valle che ha qualche difficoltà, comunque riescono a girare il pallone. Palla per Vidali, esce Zozzoli, altra uscita tempestiva. Nulla da fare per quel che riguarda l'attacco dei padroni di casa.
nessun tiro nello specchio della porta, a parte appunto l'occasione di un paio di minuti fa di quella punizione sporcata dalla barriera. Quindi parecchie difficoltà quest'oggi per i padroni di casa a trovare la via della porta. Attenzione al pallone che finisce in fallo laterale, era già Serrini pronto. Doppio cambio nelle file dei padroni di casa. Esce Valle, entra De Luisa. Esce anche Dell'Oste e al suo posto Candussio. Quindi crediamo un 3-4-3 per quel che riguarda Gilberto Buzzi. Prova tutto quello che può il mister di casa per provare a recuperare il risultato. Quindi De Luisa che in attacco andrà ad affiancarsi a Dell'Inze e Vidali. E tre difensori centrali per quel che riguarda, attenzione nel frattempo il Cavazzo. Burba prova dalla distanza, pallone in qualche maniera respinto dalla difesa e corner guadagnato per gli ospiti. Quindi dicevamo difesa 3 con Straulino, Candussio e Maieron, esterni di Andrea e Dassi. Nel frattempo Cescutti va alla battuta di questo calcio d'angolo che è il quarto per gli ospiti. 5 uomini in area. Parte il corner sul primo palo, palla spizzicata, pallone che arriva a Selenati che con troppa calma stava per favorire un avversario. Riparte dall'altra parte invece i Mobilieri che però vengono subito fermati dai due centrali del Cavazzo. Pallone a Zozzoli che mutta in avanti, stava rientrando dal fuorigioco Dionisio che si era disinteressato del pallone. Candussio che può giocare il suo primo pallone a favore di Michele Straulino, quest'ultimo verso Das, al tempo di girarsi, di avanzare di qualche metro, affrontato da Michael Cescutti che molto elegantemente lo ferma, serve Lestuzzi, quest'ultimo restituisce il pallone al centrocampista del Cavazzo che lancia Dionisio, palla buona, probabilmente irraggiungibile sì per Dionisio che nel frattempo allontana il pallone. Chiedono l'ammonizione che sarebbe la seconda per l'attaccante perché ha allontanato la palla volontariamente quando era già fuori. L'arbitro fa proseguire. Candussio verso Simone Straulino, quest'ultimo allarga verso D'Andrea. D'Andrea in avanti per De Luisa che anche lui gioca il primo pallone, prova quantomeno a farlo, viene fermato in fallo laterale. Siamo all'altezza del vertice dell'area di rigore del Cavazzo. D'Andrea si affida a Straulino Michele. Quest'ultimo apre per Dassi, fa buona guardia alle Stuzze che può far già ripartire Burba sulla fascia sinistra, rallenta la sua azione, si affida a Michael Cescutti che prova a partire anche lui per via centrale, contratto molto molto bene da Michele Straulino che però non riesce a far partire nessuno. Altra palla buttata male in avanti, si arrabbia molto Gilberto Buzzi. I suoi non riescono a ragionare come hanno fatto quantomeno la prima parte di campionato. Avanza Burba, prova ad accentrarsi, bravissimo Candussio che lo ferma. Ancora Straulino che riparte, però rallenta un po' troppo le ripartenze in questo frangente. D'Andrea che viene fermato da Serrini in ripiegamento. Dicevamo Michele Straulino che ha giocato un numero altissimo di palloni, ma forse anche un po' stanco, sta un po' rallentando le ripartenze dei propri compagni di squadra. Candussio verso Maieron. Maieron in avanti dove non c'è nessuno, pallone che arriva a Dionisio che
lo affida a Cescuti, quest'ultimo a De Barba, palla larga per Serini che in questa seconda parte di gara si è visto poco, guadagna però un importantissimo calcio di punizione, aveva saltato Simone Straulino. Quindi prima vera iniziativa del forte numero 7 in questa seconda parte di gara e punizione. Siamo a un paio di metri fuori dall'area di rigore sulla parte sinistra, scusate, della difesa dei Mobilieri, pallone che verrà calciato presumibilmente da De Barba, a meno che non voglia tentare la soluzione personale Dionisio. Entrambi i giocatori del Cavazzo sono sul pallone, poi Dionisio lascia stare. Quindi battuta dalla punizione affidata a De Barba. In area ci sono tre compagni di squadra, più Ciurdas al limite dell'area. Palla che voleva essere messa sul primo palo, non è riuscita l'esecuzione della punizione. L'arbitro ravvisa gli estremi per un calcio di punizione a favore dei Mobilieri che al 31esimo hanno ancora un quarto d'ora più recupero per provare a raddrizzare questa partita. Ricordiamo Cavazzo in vantaggio per 2-0, un gol per tempo. Dionisio nella prima parte di gara, Cescuti nella seconda. Mobilieri di fatto mai pericoloso dalle parti di Zozzoli. Comunque De Luisa, Dionisio che guadagna ancora un importantissimo pallone, lo serve per Burba, si gira il furetto ma perde la palla, secondo l'arbitro in maniera irregolare. Pronto un altro cambio sulla panchina del Cavazzo, vedremo chi farà entrare mister Negeri. Nel frattempo operazioni già riprese, c'è Scutti che prova a saltare Maieron che però riesce a recuperare il pallone, già quest'ultima servita per Dellinz, non riescono a servire a dovere gli attaccanti ai Mobilieri, quindi le azioni si spengono già sul nascere per quel che riguarda i padroni di casa. Prova Michele Straulino ad innescare il proprio compagno di squadra, non ce la fa, parte altrettanto bene Serini sulla fascia, ha un po' di spazio, rallenta, poi riparte, ottimo cambio di ritmo del giovane attaccante che salta ancora un difensore, palla in mezzo per Dionisio che la gira di prima intenzione, palla larga alla sinistra di Vorma, altra ottima iniziativa di Serini che si è fatto tutta la fascia, ha saltato due o tre avversari, ha servito un buon pallone per Dionisio che sicuramente sarà piuttosto stanco, non è stato lucido quanto serve per girare in porta, ma Cavazzo che dà l'impressione di poter accelerare a piacimento. Prova Dassi sulla fascia a destra, serve ancora Maieron. Palla a cercare Dellinz, ma ripetiamo, i difensori hanno sempre dato dei palloni sporchi agli attaccanti. Palla buona, c'è stata un'evidente spinta di Dellinz, l'arbitro non ha visto. Clamorosa traversa di Vidali, su un'azione nata dal nulla, da un probabile fallo di Dellinz che aveva spinto un difensore, l'arbitro non ha visto. Dellinz è stato abilissimo a rimettere in mezzo. Altrettanto bravo Vidali ad inserirsi, colpire di testa, palla che aveva superato Zozzoli ma che è andata a sbattere sulla traversa, quindi fiammata dei Mobilieri. Vediamo se sarà utile a svegliare un po' i giocatori di Gilberto Buzzi. Questa stagione il Mobilieri è già stato capace di diverse rimonte.
Ancora Simone Straulino molto bene su Serini, parte Selenati, palla verso Vidale che però appoggia male, palla che arriva sui piedi di Burba, fallo di Vidale che sicuramente verrà ammonito, fallo intenzionale. E quindi anche il numero 9 dei padroni di casa finisce sul tabellino degli ammoniti. Sostituzione nel frattempo nelle file dei padroni di casa, scusatemi, degli ospiti. Esce Dionisio, come vi ho detto, stanchissimo. Ottima la sua partita. Un gol, tanti palloni recuperati, un punto fermo dell'attacco sicuramente. Un riferimento per quasi tutte le azioni degli ospiti. Al suo posto entrerà Sgobino, quindi vediamo se andrà a prendere il posto dello stesso attaccante o se la prima punta andrà a fare la Burba e Sgobino come seconda punta. L'arbitro va a posizionare la barriera dei mobilieri. Sgobino prende posto in attacco, va a dire qualcosa al compagno di reparto Burba. Parte Michael Cescutti. Tiro forte ma largo alla sinistra di Divora, nulla di fatto in questa situazione. Quindi Sgobino che fa l'attaccante centrale come lo era stato Dionisio. Palla per Dassi che prova a metterla giù, è già attaccato da un paio di giocatori, però riesce a mantenere il pallone, tenta il cross contrastato da un difensore. Palla che arriva sui piedi di Serini che però commette fallo nel tentativo di liberarsi di Straulino. Stesso Straulino che va immediatamente alla battuta per Selenati, scambia con De Luisa. Prova il tiro da fuori, tira e c'è il gol! De Luisa al 37esimo riapre la partita, pallone che è sbattuto sul palo, che è arrivato in maniera del tutto sfortunata su Zozzole che era in volo, pallone che è finito alle sue spalle. E quindi quando siamo al 37esimo De Luisa riapre quella che sembrava una partita abbastanza controllata, abbastanza agevolmente dal Cavazzo. Tiro là fuori molto bello sicuramente, un pizzico di fortuna per l'attaccante e naturalmente di sfortuna per il portiere. Si arrabbia Negedi in panchina. Quindi quando siamo a 7 minuti più recupero, che sarà abbastanza corposo per un paio di infortuni e per i molti cambi in questa seconda parte. Quindi Mobilieri che proverà sicuramente l'arrembaggio, Cavazzo che non deve farsi prendere dalla frenesia per mantenere il risultato di vantaggio. Ancora per vie laterali prova invece la penetrazione Canduccio, cerca di passare il pallone tra due difensori, non ce la fa, rischia di innescare il contropiede del Cavazzo, si ferma invece Serini. Palla verso Danna che la ributta alla cieca fuori. La rimessa laterale per Michele Straulino. Palla che torna sui suoi piedi dopo uno scambio con Selenati. Ancora Selenati sul pallone, si gira bene, difende il pallone. Palla in profondità che intendeva servire D'Andrea. Serie di batte e ribatti a centrocampo, prova a metterla giù Simone Straulino, si affida a Selenati. Altra palla per Dellinz che non controlla bene, però non riesce neanche più a recuperare il pallone, riparte Serini. Malinteso con un proprio compagno di squadra. Mobilieri che ha comunque il tempo per provare a recuperare una partita che sembrava
compromessa solo qualche minuto fa da Andrea, ancora per De Luisa. De Luisa prova ad aggirarsi, cerca forse anche il fallo per un paio di trattenute che ha subito. L'arbitro da vicino non ravvede queste irregolarità. Contrasto a centrocampo. Ora speriamo che naturalmente la partita non si innervosisca troppo. I mobilieri vedono che c'è la possibilità di riagguantare i campioni in carica. Quest'ultimi invece devono tenere duro ancora 5 minuti più recupero. Cartellino giallo per Ciurdas perché era troppo vicino al punto di battuta della punizione. 3 ammonite nelle file del Cavazzo, 3 ammonite nelle file dei mobilieri. Partita comunque assolutamente corretta. Sul punto di battuta De Luisa. Palla per D'Andrea che prova a girarsi. Contratto molto bene da Danna, palla che è finita in fallo laterale. Nel frattempo l'arbitro ammonisce Mainardi Sedi, che era in panchina, o meglio si stava scaldando, che ha allontanato un pallone che era uscito. L'arbitro l'ha visto, quindi ammonito senza giocare. Si riparte intanto con Vidal, scusate. D'Andrea prova a saltare l'uomo, mette la palla in mezzo. Con molta calma la difesa prova ad allontanare. Simone Straulino rimette in mezzo, palla spizzicata da Vidal. Intendeva servire dell'Inza, ottima l'uscita di Zozzoli. A rinvio lungo. Candussio spazza di prima intenzione, pallone che arriva dalle parti di Lestuzzi che di testa rimette in mezzo. Serie di colpi di testa. Pallone che arriva dalle parti di Sgobino. Michael Cestutti fermato in modo irregolare da D'Andrea. Quindi importante calcio di punizione per gli ospiti che possono far scorrere qualche secondo. Michael Cescotti in profondità per Sgobino, subito fuori l'area di rigore, prova ad avvicinarsi al corner, vediamo se vuole guadagnare, riesce in qualche maniera a far arrivare la palla a Ciudas. Quest'ultima verso Serini che cade per un contrasto con un difensore. L'arbitro era vicino, non ha revisato gli estremi per il calcio di rigore, non ci sono state per la verità nemmeno le proteste degli ospiti. Pallone che nel frattempo è già giunto dalle parti di Lestuzzi, contrastato in maniera irregolare secondo il direttore di gara da Selenato. E altri secondi preziosi che scorrono. Va De Barba alla battuta, palla lunga a cercare Serini. Ottimo il lavoro come sempre di Simone Straulino che prova a far ripartire D'Andrea che forse è un po' stanco. Palla che dà, si serve a Serini. Ancora Michael Cescutti che viene contratto nella parte centrale. Serie di contrasti a centrocampo. Cartellino giallo anche nei confronti di Selenati. Crediamo per gioco pericoloso. Quarantaquattresimo al nostro cronometro, quindi neanche un minuto più il recupero che vedremo subito di quale entità sarà appena l'arbitro lo segnalerà. De Barba, Cescutti riguadagna un ottimo pallone ma lo fa in maniera irregolare secondo il direttore di gara.
va alla battuta Selenati. Straulino prova a servire D'Andrea. D'Andrea sulla fascia sinistra si accentra, prova a servire Vidali, palla per De Luisa al limite, gran tiro, sfortunatissimo palo clamoroso quando siamo al 45esimo. Altro splendido tiro dalla distanza di De Luisa, che non ci ha pensato due volte anche in questa occasione, palo clamoroso a Zozzoli battuto. E Mobilieri che veramente ha sfiorato una piccola impresa. Rimane il recupero per la squadra di casa per riprovarci ancora. Luisa prova a servire Dell'Inz. Dell'Inz che riguadagna il pallone anche in questa occasione in maniera scorretta. Fallo ai danni di Michael Cescutti. Nel frattempo c'è un'altra sostituzione nel Cavazzo, esce il numero 7 se non andiamo errati. Nel frattempo sono 5 i minuti di recupero segnalati dall'arbitro. Si esce Serini. Altro tempo perso anche per questa sostituzione, staremo a vedere se l'arbitro aggiungerà i già 5 minuti citati. Nel frattempo è entrato Morassi al posto di Serini. Rimessa laterale che si appresta a battere Maieron. Candussi prova a girare per Simone Straulino. Palla che viene messa in mezzo per Dell'Inz. Intervento di Morassi che mette in fallo laterale. 47 minuti di gioco, siamo già ampiamente nel recupero, ricordiamo 5 minuti, ancora De Luisa che prova a saltare con un turner Cescutti, perde palla malamente e Burba che può far rifiatare la propria squadra, prova a scambiare con Sgobino, palla che viene restituita, non riesce l'1-2 fra i due attaccanti. Immobiliere che riparte da Michele Straulino. Con Simone Straulino, si affida nuovamente a Michele Straulino, non riesce lo scambio 3-2, pallone che rischia di essere perso in malo modo nella fase cruciale per Immobiliere. Pallone che non viene messo in avanti, prova De Luisa a mettere un po' d'ordine, palla affidata in profondità a Vidali, vediamo se riesce a girarsi. Riesce a guadagnare un fallo laterale. Alla battuta D'Andrea. Sale anche Candussi a provare a ricevere un pallone giocabile a centro area. Fuori gioco. Quindi altra occasione gestita male dal Mobilieri. 49 minuti di gioco al nostro cronometro, vediamo se saranno 5 come segnalato in precedenza. Ciurdas prova a servire Sgobino, non ce la fa, Simone Straulino prova a servire D'Andrea, pallone che esce in fallo laterale, rimessa in gioco dallo stesso Straulino, pallone per Michele Straulino. De Luisa prova a mettere in mezzo, non ce la fa, esce Morassi. De Barba lungo
dove non c'è nessuno, esce addirittura Di Vora sulla propria tre quarti, palla affidata a Maieron che lascia sfilare per Michele Strolin, prova a rimettere in mezzo ancora per Dassi. Alberto Morassi non ci pensa assolutamente due volte, rimessa laterale per i Mobilieri, proverà, vediamo, a metterla in mezzo all'area, palla lunga, De Barba nuovamente fuori, ma non c'è più tempo, quindi il Cavazzo espugna il campo dei Mobilieri, quindi risultato finale Cavazzo 2 Mobilieri 1. Ricordiamo le marcature: 26esimo del primo tempo Dionisio, nel secondo tempo Cescutti per il raddoppio del Cavazzo, 37esimo il gol della speranza di De Luisa, c'è stato un clamoroso palo dello stesso De Luisa a un paio minuti dalla fine, ma il Cavazzo passa, ribalta quello che è stato il risultato dell'andata e va a insidiare il Real in vetta alla classifica. Quindi da Cavazzo ricordiamo il risultato finale: Cavazzo batte Mobilieri 2-1. Per quanto ci riguarda, ci risentiamo alle prossime occasioni con le partite di Video Telecamera.